Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Lavoro a rischio. Ritorniamo con nuove anticipazioni una vita provenienti dalle puntate spagnole, rivelandovi che Ada Cacho stira davvero una brutta aria per le domestiche della soffitta. Il romanzo di Leonor, Servire e Tacere, appena pubblicato, creerà all'autrice problemi non solo con l'editore Navas, ma anche e soprattutto con le dispotiche ed aristocratiche dame di Acacias. Queste si sentiranno chiamate in causa per quanto riguarda racconti non proprio edificanti, che la mettono decisamente in pessima luce. Per le domestiche si prospetta addirittura l'incubo del licenziamento, e sarà l'energia di Leonor a risolvere la situazione. Il romanzo di Leonor Hidalgo, Servire e Tacere, che nelle puntate attualmente trasmesse in Italia abbiamo visto appena pubblicato grazie a Padua e Massimiliano, rischia di sollevare un immenso polverone e di scoperchiare altari che avrebbero dovuto rimanere rigorosamente chiusi. Alcuni protagonisti, come per esempio Felipe Alvarez Hermoso, si riconosceranno in determinate descrizioni e giureranno vendetta. Felipe ritroverà nel romanzo la sua storia con la sfortunata Erminia, che costò a sua moglie Celia la perdita del bambino che aspettava. Furioso, l'avvocato affronterà l'autrice del libro, quindi racconterà a Cayetana che ce n'è anche per lei, descritta come una ricca borghese arida, cinica e priva del benché minimo scrupolo. Queste rivelazioni irriverenti potrebbero costare alle domestiche di Acacios il licenziamento in tronco. Seconda parte. Severo provvedimento. Le cose, infatti, si complicheranno quando verrà pubblicata un'intervista a Guadalupe e Lolita, che dichiareranno al giornalista Quiroga che i signori di Acacias maltrattano le loro domestiche. Felipe e Cayetana, ancora loro, riterranno opportuno mettere a tacere queste insinuazioni, e convocheranno tutti i condomini per una riunione straordinaria. In quella circostanza, Cayetana farà presente a tutti che bisogna trasmettere un segnale forte, e che dunque le domestiche dovranno essere tutte licenziate, tranne naturalmente Ursula. Le trame e il segreto raccontano che Massimiliano proverà a protestare, ma la posizione della moglie Rosina, che asseconda Cayetana, lo farà infine capitolare. Ultima parte. L'ira di Leonor. Il comportamento dei condomini, compresi i suoi genitori, farà arrabbiare immensamente l'autrice del libro, Leonor. Quest'ultima, che non sopporta l'idea che altre persone debbano pagare per la sua indiscrezione, cercherà di parlare col giornalista che ha intervistato le domestiche. L'uomo, però, non ha nessuna intenzione di smentire né di rettificare l'articolo, per cui alla bella Hidalgo non resterà che affrontare in prima persona Cayetana. Leonor arriverà addirittura a minacciarla, e metterà in atto una sorta di piccolo ricatto parlando del prossimo romanzo. Questo avrà come protagonista una madre assassina, allusione evidente all'orrendo crimine perpetrato dalla Sotero con la piccola Carlota. Cayetana si sentirà in trappola, ma ostenterà la consueta protervia, dicendo di aver bisogno di tempo per decidere cosa fare. Complice forse la famosa coda di paglia, Cayetana non andrà avanti con i licenziamenti delle domestiche che, però, si preparano ad abbandonare la soffitta. Il pericolo per loro è scampato. Terminano così le anticipazioni una vita e vi ricordiamo di restare aggiornati con le prossime trame delle puntate spagnole che riservano come sempre clamorose indiscrezioni.